Quasi 9.000 migranti sono bloccati al confine fra la Grecia e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Vogliono andare in Germania. Per diversi giorni le autorità macedoni hanno chiuso il confine, così i migranti si sono ammassati e la situazione di stallo ha provocato anche uno sciopero dei tassisti che non possono più trasportare le persone oltre confine. Non avremmo voluto bloccare l'autostrada, ma il nostro problema è che è freddo, i bambini si ammalano e non abbiamo da mangiare. I migranti hanno trascorso diverse notti nei pressi di una stazione di benzina, si sono formate code interminabili. La situazione è aggravata dal freddo e dalla fame. Stiamo aspettando qui da tanto, è freddo e ci sono con noi le donne e i bambini. È molto difficile rimanere qui. Non abbiamo nulla da bere, niente da mangiare. Io non so che succederà. Giovedì mattina presto le autorità macedoni avevano riaperto la frontiera per un certo tempo, ma solo poche centinaia di persone sono riuscite a passare. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ultimo mese più di 62.000 richiedenti asilo, fra cui molti rifugiati siriani, sono arrivati via mare in Grecia per continuare il proprio esodo verso l'Europa occidentale.